finite con loro anche le prove. Ora si fa sul serio. O la va o la spacca. Siamo pronti per il primo Gran Premio del Campionato Mondiale Formula 1 di quest'anno. Allora, ci siamo. Diamo un'occhiata alla mappa del circuito cittadino di Jeddah. Come potete vedere, vi è un numero di curve impegnative che i piloti dovranno imparare durante le sessioni di prove libere. Come molti circuiti cittadini, questa pista ha il potenziale di punire i piloti poco attenti. Speriamo in una gara tranquilla, senza safety car. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Sarà George Russell a guidare lo schieramento partendo dalla pole, e Lewis Hamilton completa la prima fila. Per quanto riguarda il resto della griglia, il Duca, Sainz, Daniel Ricciardo e Verstappen, Leclerc, Norris, Bottas e Fernando Alonso, Ocon, Mick Schumacher, Sebastian Vettel e Albon, Magnussen, Stroll, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, Zhou e Nicolas Latifi. Manca poco e le 5 luci del semaforo presto si spegneranno, dando il via al Gran Premio di oggi. Siamo dunque alla nuova stagione, una tabula rasa in cui tutto può succedere. Valsecchi oggi è con me ad assistere all'inizio di un nuovo anno di Formula 1. Pochi istanti ci separano dalla prima gara. Tutti sono tesi, e lo credo bene. La prima mette sempre a dura prova i nervi dei piloti e delle scuderie. Le auto sono fresche di fabbrica e l'affidabilità delle stesse verrà testata proprio oggi. Quello che ci auguriamo è che nessuno incappi in guasti di vario tipo. E salve a tutti ragazzi e bentornati da Gabriele Bucarbonara. Questa è la 12ª puntata di Formula 1 2022. Questa è una nuova stagione di F1 22. Come potete vedere sono sempre 10 gare, ovvero Jeddah, Imola, Miami, Monaco, Canada, Gran Bretagna, al posto del Belgio abbiamo la Francia, bella la Francia, poi Italia, Monza, Stati Uniti e poi Abu Dhabi. Grande. Oggi partiremo in terza posizione, proprio come nella scorsa stagione, solo che in prima fila non ci sono le Ferrari, ma ci sono le due Mercedes, che sono diventate competitive. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto di lasciare almeno 10 like per il prossimo. Non perdiamo altro tempo e cominciamo! 1, 2, 3, sui motori! 4, 5, allo svenimento del via del Gran Premio dell'Arabia Saudita che scatta adesso! Con buona la partenza, attenzione, vediamo se riusciamo a prendere asse. Super! Super staccata! Basso. Due in un colpo solo, due in una curva. Ho fatto un sorpasso alla Verstappen. Posso dire, eh? Ho fatto un sorpasso alla Verstappen. Sì. Occhio che ho Hamilton alle calcagna. Che partenza! Fionda! Pensando c'è anche Ricciardo che vuole tentare il sorpasso. E c'è anche Carlos Sainz. Attenzione! Grazie nel secondo, seconda posizione per George Russell, poi Hamilton, Ricciardo e Sainz. Questi sono i primi 5. Là dietro c'è lotta tra le due Mercedes. Vai così, vai che stiamo andando alla grande. Mamma mia, attenzione. Comunque vi devo dire che oggi abbiamo cambiato la televisione perché quella vecchia si era rotta. E devo dire che è molto più bella questa perché rende i rumori cinematografici, vero? Oh, Sainz! C'è anche Verstappen! Ok, vediamo di fare anche il giro veloce.
attenzione. Vai. Funziona il primo settore per Carbonara. Attenzione, c'è cioè Russell sempre alle nostre spalle. Russell sarà un pilota da tenere d'occhio, anche nella vita reale. Stavolta Russell mi ha tolto il fucsia. Attenzione, ci vuole già provare il giorno di Russell, ma abbiamo una grande velocità in rettilineo. Ultima curva, quindi sicuro uscito meglio Russell. Vediamo chi fa il giro veloce. Carbonara, 28601, super giro veloce. Intanto Hamilton, Sainz, Verstappen, Ricciardo, Leclerc. Si è visto bene nella mini mappa. Stanno lottando per il terzo posto, ovvero per i 15 punti che saranno importanti per tutti loro. Attenzione. Attenzione, oggi grande lotta con Russell, Il titolo sarà questo, grande lotta con George Russell, vero? Sì. Oh, all'esterno! Ha toccato il muro Russell, visto? Sì. Non ci credo. E adesso lui ha il DRS, attenzione. Lungo, attenzione, oh, svuota anche Russell. Mamma mia. Gli chiudiamo la porta in faccia, attenzione, arriviamo all'ultima curva. Tutto gas nel rettilineo finale. Mamma mia, incredibile. Russell non riesce a superare un grandissimo Carbonara. Chissà, e chissà perché non riusciamo a superarlo. Abbiamo una macchina molto sviluppata, vero? Sì. Comunque, questo settore qua è il più pericoloso, È più sicuro. Ah, questo è il punto in cui quest'anno nella vita reale di Schumacher ha fatto un incidente. Luna sta bene, vero? Sì. Durante la qualifica dei Gran Premio della Radio Saluta Gento, attenzione. Sainz terzo. Chi se lo sarebbe mai aspettato, Carlo Sainz? Ah, comunque, oggi non abbiamo fatto nessun flashback. Vero? Vero. Attenzione. E abbiamo anche il giro veloce. Non andiamo in gara a questa, attenzione. Russell ci vuole provare. Russell ci prova all'esterno, ma niente da fare. Oh, attenzione, primo flashback. Però io faccio questa tattica. No, faccio passare. No, così non va bene. Vediamo se riusciamo a passarlo. Mi sa che è lontano. Allora, proviamoci. Che sorpasso ho fatto! Forza, dai! Manca solo un giro e abbiamo tutto il Gran Premio dell'Arabia Saudita che ci porterà in testa al mondiale.
Attenzione, non è finita. Russell ci vuole provare all'interno. Wow. Mamma mia, viene tanto scorretto Russell. Mamma mia, che difesa! Che difesa! Mamma mia, attenzione! Ma sono arrivati anche Hamilton, Ricciardo, Sainz, Verstappen, Leclerc, un Alpino, non so se Alonso o Ocon. Attenzione, arriviamo all'ultima curva. Attenzione, poi DRS, Russell! Va tutto Russell! Attenzione! Mamma mia! Sì, vittoria! Bella, bellissima gara! Mamma mia, che gran premio! Non ce lo dimenticheremo mai! Sì, pilota del giorno campionato! E col giro veloce di vettura! Ci hanno davvero deliziato con la forma. Hai ragione! Vediamo un po' il podio, vediamo un po' festeggiamenti con lo champagne. E i suoi sforzi sono stati ripagati. Hanno ormai un nuovo Ricciardo sul podio. Quindi è impossibile non esaltarsi per successo. Sì, Ricciardo sul podio, Hamilton secondo. Peccato per Russell, che ha fatto quel lungo all'ultima curva. Vabbè, questo sono, qui si sono i livelli, chi ce ne frega, no? Vediamo cosa è cambiato nella classifica piloti. Il Duca conquista la vetta, sì, della classifica piloti. Dopo, allora, Russell solo quarto, quinto Sainz, sesto Verstappen, settimo Leclerc, male le Ferrari. Una prestazione fenomenale! La classifica dei costruttori è grandiosa. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate almeno 10 like e il vostro iscrivetevi al canale, perché il prossimo appuntamento sarà per la Sprint Qualifying a Imola. Ciao! Ciao!